Zombie Apocalypse. Buongiorno ragazzi, ora vi presento la mia prima mountain bike dopo circa 25 anni, la mia Rock Rider ST540 di colore nero e rosso. Ve la faccio vedere nei dettagli. Guardate il manubrio. Questa è esattamente una taglia L. Io sono alto 1,74, sono quindi un'altezza intermedia fra la M e la L, ma ho scelto la L, che va da 1,74 a 1,84. La lunghezza del manubrio è di circa 80 centimetri. Guardate la sella, molto comoda, è una Comfort Plus. Cambio davanti e un due rapporti. Mentre il cambio dietro è un 9 rapporti. Cambio Shimano e i freni sono idraulici sia davanti che dietro. Ha un'escursione davanti Rock Rider di 100 mm, vedete? Monta dei copertoni 27,5, all condition, sia davanti e dietro, all condition light. Vedete i freni idraulici davanti e ecco davanti e indietro. Ho già messo la borraccia, portaborraccia, munita di luce dietro e davanti. Il campanellino, tutti attrezzori, accessori che vende già di serie il Decathlon, e in più io ho comprato due marsupi, uno davanti da mettere sul telaio e uno sotto sella, dove ho messo la camera d'aria, tutti gli attrezzi necessari in eventualmente se ho qualche incidente, quindi camera d'aria, leva copertoni, bombolette di CO2, chiave multiuso e bomboletta che ripara le gomme in caso di emergenza e mi fa arrivare fino a casa. Mi è costata circa 500 euro. Ve la faccio vedere nuovamente una nuova panoramica. Vi ripeto, Rock Rider ST540, ammortizzata solo davanti, frontale. Taglia L, acquistata da pochissimo tempo al Decathlon. Questa è la mia prima uscita e devo dire che mi trovo benissimo. Ora vi saluto, continuo il giro e vi auguro una buona giornata. Salve ragazzi! Questa è la mia prima uscita con la mia Rock Rider 540, appena arrivata. Sto facendo uno sterrato che si trova fuori Robbio. Sto andando in una strada appunto sterrata che si trova fra Rivoltella e Rosasco. Visto che è il mio primo giro andrò molto tranquillo, anche perché è circa 25 anni che non salgo su una mountain bike e devo dire che è molto dura rispetto a una bici normale con le gomme sottili e lisce. Questa devo dire che ha le gomme grosse, tassellate, e quindi penso che per le prime uscite faticherò molto, ma è proprio questo che voglio fare, faticare e divertirmi.
Oggi è proprio un'uscita molto corta, soprattutto per testarla, per consumare la prima pattina dei freni, perché noto che frenano ancora molto poco, e quindi farò una specie di rodaggio dei freni, come ho visto anche da alcuni video, fra cui il grande Lori Bart, che seguo molto spesso. Scusate le riprese, ma non ho ancora un action cam e il cellulare, lo smartphone, ho legato in maniera un po' approssimativa alla bicicletta, ma ho già pensato alla prossima uscita come legarlo in una maniera un po' più seria.